Vogliamo giocare a Divi Rain, Io Peppe? mi stavo divertendo tantissimo. No, pure io, eh. Come fai, fai bene. Ma di che anno è Divi Rain? Del 2010. L'ho fatto ieri. No. Si vede proprio che è una merda di gioco. Con Divi 5.000 sub vado in Siria. Vabbè, Rain. Non voglio andare in Siria, Peppe. continua a trattare così i tuoi Ah, subscriber. perché non vado lì? Mario, ti vorrei baciare il naso. Ma cos'è? Fammi. Vabbè, togliamo immediatamente questa cosa. Mi hanno detto di metterlo in italiano perché fa più ridere. Vai. Inizio io? Sì, inizia Tux. Allora, mi accentro un po', se per me. Io non... Vabbè. Vai, vai, Peppe. Ma che succede? Forse devi premere Sì, qualcosa. devo fare qualcosa, ma volevo godermi questo momento. Ah, vero, hanno arrestato Ethan. Perché ha perso pure l'altro figlio. Ha perso due figli Che questo qua. padre di merda. E Ah, non mi si sa ricordo adesso, sì. se è lui l'assassino degli origami. Allora non ha salvato. Io qui. Torno a diventare Wesley Snipes in Blade. Va bene, allora vado in bagno perché ho capito benissimo cosa sta per succedere. Io me la ricordo molto bene questa scena. Adesso c'è anche un carro armato. Eccolo. Ovviamente nessuno sa di questo apparecchio fantasmagotico. Mi ricordo come si fa. L'importante è che nessuno si faccia domande. Sì. Posso dire, molto meglio di Life is Strange questo. Ma poi rivoluzionare, utilizzare il gameplay, il pad per lanciare una pallina. Cioè, sembra come se la stessi lanciando per davvero. Vediamo se lo fa anche così. Wow, puoi anche mimare il gesto del lanciare la palla. Guarda. Rivoluzionario, rivoluzionario. Anche perché ricordiamoci che nel 2010 c'era ancora la PS3 con il DualShock 6 Axis. Io ho finito, Charlie. Guarderò i rapporti più tardi. Annulli tutti gli appuntamenti del pomeriggio. Beh, capitano, c'è qui l'agente Norman Jaden della Sì, quel pazzo che con gli occhiali giocava a far finta di lanciare una palla. Però questo Sì, l'abbiamo tutto sottinteso. certo, la stavamo aspettando. Sono un po' di fretta, le va di accompagnarmi così possiamo parlare un po'. Sì, volentieri. Volevo presentarmi prima di cominciare il mio lavoro, ma forse non è il No, momento. no, adesso va bene. Devo solo andare alla conferenza stampa, ma c'è una ragione. Mi creda, non è sempre Ma facile si trovare cammi il modo in cui si una persona cammina che con ha questo pad è veramente la schifoso. Ha già incontrato il tenente Blake? Sì, stamattina. Ai suoi metodi, ma è un bravo poliziotto. Vedrà che andrete d'accordo. Lo sa fare il nodo alla cravatta? Certo che lo sappiamo Credo fare. di sì. Sarò franco con lei, avrei fatto a meno dell'FBI, ma i media ci stanno addosso. Questo assassino dell'origami sta diventando rapidamente un caso di importanza nazionale. Ci sono centinaia di assassini nel paese, ma cosa vuole che le dica? Questo tizio è diverso, lascia fiori e Lui non se ne origami. frega un c***o, quello sguardo è di uno che sta Basta pensando, sì, te lo scrivere faccio, e il stai caso diventa il zitto. centro di tutto. Sono qui per arrestare un serial killer. Con tutto il rispetto, signore, il resto non è affar mio. Certo. Cosa gli fa in faccia così? Le chiedo solo di ottenere progressi e alla svelta. I media vogliono un colpevole e noi dovremo servirglielo su un bel piatto d'argento. Oh, mamma. Oh, parli con Charlene, le mostrerà il suo ufficio. Faccia un salto alla conferenza stampa, potrebbe interessarle. Le darà un'idea Eh sì, del clima ragazzi, quando politico arriva che Mario si magari respira in sentiamo questi un po' meglio giorni. per l'audio. Grazie, signore. Benvenuto nel club, Jay. L'audio doppio, il mio o quello del game?
Vediamo se possiamo fare qualche gesto strano anche ad altri. Quello del gioco, mi sa che c'era lo stesso problema la prima volta che ci abbiamo giocato. Non so come è stato risolto. Forse c'è un leggero ritorno dell'audio dalle casse, non lo so, vediamo. Orologio. Bello orologio. Oh, è il regalo che ricevono i nostri nuovi tenenti. Sono 20 anni. Sì, 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 io l'avevo capito. Da regalare a ogni promozione. Ottimizza. Pazientate qualche minuto, che adesso risolviamo. Può contribuire anche alla raccolta fondi, manca ancora qualche dollaro. Certo che accettiamo, noi siamo brave persone. Ancora prima di essere dei detective. Glielo riferirò, signore. C'è l'audio dopo. C'è un leggero audio doppio. C'è un leggero audio doppio? Sì, game però. Cosa? Del game. Ok, vai un po' più in là. Sì, certo. Mi segue. Era successo anche la prima volta che ci abbiamo giocato. Audio doppio. Non ricordo come abbiamo risolto poi. Così. È successo una cosa bellissima. Questo è il mio ufficio. Bello schifo. Mi hanno detto di portarla qui. Se le serve qualcosa, sa dove sono. Ma non è un ufficio questo. Questo sì. È dove metti in campagna le provviste. Questo è il tugurio del Grande Fratello. Esatto. Ok, al lavoro. Hai visto le microespressioni facciali? Sì, sì, sì. Tendo a ignorarle. C'è ancora l'audio doppio. Io non posso. Audio triplo, se vabbè. Non riesco a capire perché dovrebbe essere. E così non sentite proprio, giusto? Anche il telefono. Si sente? Quadruplo. E allora forse non è doppio. Piaceva la scrivania in mezzo alla stanza? Sì, ma perché tutto quel bisogno di premere tasti per spostare una scrivania? Ah, adesso sì che possiamo fare il nostro lavoro. Ha degli occhiali super tecnologici che gli fanno vedere le cose che non ci sono, ma lavora in uno scantinato. Sì, ma perché è l'ultimo degli stronzi lui, poverino. Eccoli. Blade. Basta sti gli occhiali. Punto primo. Cambiare ufficio. Foglie, mondo, universo. Cos'è? Nube. Nube a forma di Australia. Mare. Questa è goccia per me, non mare. E allora vediamo, apriamo. Mare. Era mare. Era mare, bravo. Si vede proprio che sei tagliato per fare sti giochi di merda. E ora? E ora... Ah, certo! Hai capito? È il cambiamo ufficio! Ah, così... Però non è vero. Però no. Lavora in una bella, sì, concezione. Sì. Bravo, ottima. Immagino idea. Immagino fare il detective negli abissi dell'oceano. Bah, ci può stare. Guarda, c'è una razza, guarda. In senso di pesce? Eh sì, certo. È dietro di lui, c***o. Non posso voltarmi. Prova un po' a voltarti. Vai di nube, vediamo. Questo è in cielo, forse. Eh sì, nelle alture. Machu Picchu. Qua mi sembrerebbe veramente strano lavorare, comunque. Molto meglio il mare, no? Passiamo all'altro, quello dei pianeti, Outer Wilds. No, questo. Vai di Outer Wilds. Lasciare per ultimo. Ok, ok, vai nella foglia autunnale. Andiamo con l'icona del Canada. Oh, Assassin's Creed 2. Ah, questa invece si merita una bella diapositiva a 360 gradi. Le altre no, sono stronze. Le profondità dell'oceano. Dai, andiamo a vedere lo spazio, che qua pure non mi sembra molto onesto lavorare. Vai.
Ah, è proprio Marte. È diventato... come si chiama quel gioco brutto dove spedisci la roba? Death Stranding? Death Stranding. Il gioco preferito di Simon. Tutto dire. E ora? Allora stiamo su Marte? Non ti piace Marte? No, no, vabbè, andiamo di Marte. Nell'oceano. No, allora cambiamo. Andiamo di Marte. No, no, andiamo di Marte, mi piace. Ti piace Marte? Sì, sì, sì. Dossier. Che è? Quello di TikTok che fa le cose veloci? Ah, ok, si parla dell'origami killer finalmente. Ok. Modus operandi o vittime? Cosa preferiresti leggere per primo? Bro, siamo su Marte, prendine uno. Prendine io direi uno. Vittime. Vai di vittime. 8 vittime negli ultimi 3 anni. Ok. Tutti ragazzini, tra i 9 e i 13 anni di età. Oh merda, sono tutti adolescenti. Nessun segno di violenza. Le vittime scompaiono da luoghi pubblici in pieno giorno. Nessuno si accorge di nulla. Ho un'idea. Vengono ritrovati da 3 a 5 giorni dopo. Recupero un altro paio di cuffie e stiamo entrambi in cuffia. Nell'acqua piovana. E basta, non deve dirmi più niente? Analizza cosa fa. Ci sono le immagini di tutte le vittime. Ma quindi sono persone che prima scompaiono. C'è sempre una ferrovia vicino al punto in cui viene trovato il corpo. E tutte le vittime sono scomparse in autunno. Delineamento geografico. L'assassino sembra conoscere bene la zona. Ha preso confidenza in fretta e si è allontanato dalla base. Questo non facilita il delineamento geografico. Credo di aver visto tutto su questo. L'abbiamo aperto, analizzato. È il delineamento geografico. Non si può fare. Proviamo col modus operandi. Questa solo apri. È vero, è un po' strano che lavori nel 2069. Un origami nella mano, un'orchidea sul petto. La morte delle vittime risale a meno di 6 ore dal ritrovamento. Quindi sono rimaste vive diversi giorni prima di venire affogate. Più di 3.500 persone ascoltate. Più di 100 sospettati interrogati. Tantissimi. E nemmeno l'ombra di una traccia. Forse sono fuori strada. Ah, ecco. Adesso possiamo analizzare anche questo. L'assassino è bianco. Tra i 30 e i 45 anni. È intelligente, calmo e determinato. Un tipo organizzato. Ha un'auto? Forse ha un impiego, ma che gli lascia del tempo libero. In base a cosa riesce a dire? C'ha scritto là. Ah no, l'ho già letto questo. L'assassino è bianco. Forse non posso uscire. Tra i 30 e i 45 anni. È intelligente. Però come fa calmo a dire che è bianco? E determinato. Cioè, il resto è ok. Un tipo come fa a dirlo? È vero. Ha un'auto? Lo domando anch'io. Forse perché l'hanno intravisto con delle telecamere? Beh, effettivamente nel centro commerciale come puoi... Sì, ma... Strano. Se non sanno chi è, l'avrebbero seguito nel suo percorso con le telecamere. Delineamento geografico, vediamo. Abbiamo visto tutto. Sì, dobbiamo andare a... Nulla tutto. E indizi che forse poi andavano visti. Va bene, abbiamo l'applicazione si chiama Ari, come Ari che ha regalato le 10 sub. Ci hai fatto caso? No. Immagine dal satellite. Quello cos'è? Un cane? Vediamo. Ah, anche questo possiamo vedere. Analizza. Commento Ari. Tracce di pneumatici sul ciglio della strada dietro alla ferrovia. Forse dell'auto del killer. Ok. Abbiamo un indizio in più.
No? Scusami, se c'è il ponte lì, abbiamo le tracce dell'auto. Questo cos'è? Ah, l'ha sbloccato adesso, tracce di pneumatici. Vediamo? Forse l'auto del killer è una Chevrolet Malibu dell'83. Conosci? No. To, vabbè. Vedi. Ah, no. Fatto solo così? Allora non gli ho buttato niente dentro. Forse dobbiamo vederli tutti e tre. Non vedo la c***a ora. Di cosa? Vediamo le figure degli origami che ha fatto. Analizza. Niente impronte o indizi particolari. Non aiuta granché. E quindi l'elemento geografico ci butta. C'è un solo negozio di origami in città. Invece l'indizio più nullo ci porta a qualcosa. Dovremmo andare al negozio di origami. Ma davvero l'assassino degli origami va a comprarli? Mi sembra strano. Questo cos'è? Orchidea? Sì, è un'orchidea. Simbolo dell'innocenza. Una specie comune. Non è di grande aiuto. Queste sono le cose che abbiamo trovato noi, non sbaglio. Questa orchidea è di una specie comune. Si può trovare da qualsiasi fioraio. Però, magari nel fioraio vicino al negozio di origami, oppure nei tre più vicini, si potrebbe andare a vedere, no? Attenzione al Lupo Tetrus che ne regala altre 5. Grazie, Lupo Tetrus. Pensavo che stessi per bestemmiare per la prima volta da queste parti. No, no, non lo farò mai. Grazie, Lupo. Grazie davvero. Non è un è un'orchidea. Ok, annulla tutto. Sto prendendo i piedini. Allora, chiudi. Allora, abbiamo visto indizi e dossier. Andiamo su ambiente? Non so che cosa intendo per ambiente. Ah, ambiente ci fa cambiare. Dai, andiamocene da qui. Andiamo in mare per vedere il resto. Ho cambiato un po' la nostra ambientazione. Stai scherzando? No. Hai cambiato ambiente dell'ufficio per cambiare dossier? No. Sì. Tu sei uno stilista. Ma forse questo. Come si mette a mappa? Come la metto? È così. No. Prova a respingere se su. No, mi apri i comandi. No, devi fare. Fatto. Che fa? Oh. L'hai fatto? Sì. Come si fa? Oh. Lo devo tenere premuto. Guarda. Puoi risbagliare un'ultima volta. Che bello che se non lo fai bene lo devi rifare. Bellissima idea per un gioco interattivo. Se vuoi chiudere Ari comunque. Io te lo ricordo sempre. Con una X lo fai facile, eh. Vai, apri questa mappa per favore. Peppe? Questa è la mappa che dovevi aprire? Sì. Ma poi con che faccia convinta sta guardando il nulla questo ragazzo? Cioè. Dai, andiamo avanti. Sicuro? Non c'è un c***o da guardare qua. Andiamo avanti forse col gioco. Basta ufficio, basta ufficio. No, forse ho sbagliato. Annulliamo tutto. Mamma mia, è la cosa più noiosa che abbia mai visto in un videogioco. Aspetta, cambiamo ambiente. Oh no, ho sbagliato di nuovo. Cambiamo ambiente, magari ci risolviamo. No, Peppe, non cambia. L'ultimo. Dove vuoi andare? Non in Canada. Non su Marte, vuoi andare a Machu Picchu. Andiamo a Machu Picchu. Vai. Il
avvolto sto c***o di movimento che fa un bordello diverso. Eccolo qua, il nostro amico. Sul pezzo di montagna così. Ma pensa se una tipa entra. Ok, chiudere Ari. Vediamo la mappa. Ah, guarda, è tutta un'altra roba adesso. C'è lo sfondo delle cascate. Bro, andiamo avanti col gioco. Io ricordo che era più o meno qui. Andiamo avanti col gioco. Chiudiamo l'Ari. Chiudi Ari, chiudi Ari. Madonna mia, bentornati. Posso dire che l'Ari... Oh? Effetti collaterali dell'Ari. Ci risiamo. È meglio che vada a sciacquarmi la faccia. Questa è la famosa motion sickness. Oh! Oh! Devo prenderne un po'. Se non lo faccio cadrò a terra svenuto. Penso che si droghi il nostro... Va tutto bene. Michael Jackson. Posso farcela. So che posso farcela. Cosa? Cosa? Ma forse ti puoi muovere, Peppe, perché sta male. Guardi, lo guardi stare male. Che non stesse bene. No, stavo un po' meglio di allora, ora. Posso fare una precisazione? Sì. Allora, lui sta mentre sta per svenire, vai. Allora, lui sta male quando indossa gli occhiali, però... Quindi ha un tempo limitato per utilizzarli perché ha degli effetti collaterali. Mentre aspettava lui dall'ufficio giocava, esatto, a palla. Esatto. Che coglione. Ma poi non utilizzerei mai una cosa del genere se mi creasse questi problemi. Triptocaina, certo. Già prendi la triptocaina immediatamente. Oh! Si sniffa la triptocaina? Cocaina, quindi penso sia qualcosa che si sniffa. Ah, quindi la sì, cocaina. Se ma cocaina non finisce con coina. Vabbè, robe simili. Ina. Dici ina. Sì. Le cose che finiscono con ina si pippano tutte. Sì, melatonina. Tipo. La melatonina non si pippa. Scusa, capito, non volevo creare disinformazione. No, ti sei appena comunque smentito sapendo che ti stavi per smentire. Chissà dove è lui. Tutte le parole che finiscono con ina si pippano. Boh. Oh, Ethan, il padre dell'anno. Messo bene il nostro Ethan, Accusato di essere il killer degli origami. Ha perso tutti e due i suoi figli, uno è morto sicuro. La moglie lo odia, ovviamente. Era questo pomeriggio. Sono andato al parco con mio figlio Sean. Oh, che insegno. Abbiamo giocato insieme per un po'. Poi ha voluto salire sulla giostra, così l'ho messo su un cavallo. E quando mi sono voltato, Sean non c'era più. Non è andata è proprio così. Esattamente. Cerchi di ricordarlo, signor Mars. Anche il minimo dettaglio è importante. Tra l'altro io mi ricordo che abbiamo lasciato il tuo zaino lì alle giostre. Oh merda. Che ore erano? Secondo me le 17:15 o le 16:40. Vai bro. 5:30. Non l'ho messo certo. Ma scusa, hai appena detto. Non l'ho messo, l'ha fatto da solo. È perché hai aspettato troppo. Scusa. Indossava un cappotto. Com'era il cappotto? Un cappotto beige. E dei pantaloni marroni. Pantaloni marroni. Avessi detto beige anche sui pantaloni, forse avrebbe fatto un sacco ridere. Non era proprio lì vicino alla giostra. Davanti alla giostra. Io non mi sono allontanato. Stavo guardando la giostra. E come ha fatto Sean a sparire se lei era proprio lì a guardare la giostra? Io avevo avuto un blackout. Io non lo so, non capisco. Grande classico, non puoi dire l'unica cosa che vorresti dire. Ma ha denunciato la scomparsa solo alle 8:15. Perché ci ha messo così tanto a contattare la polizia? Panico, dai. Io non lo so, ero in panico, non sapevo che fare. Stavo urlando Sean sotto la pioggia. Sì. Bene, per il momento non ho altre domande. Può andare, signor Mars. Continueremo le ricerche. Tutte le colpe, i sospetti, la contatteremo in caso di necessità. Sì. E crede che l'assassino dell'origami... Senta, forse suo figlio si è solo allontanato e tra un paio d'ore tornerà. E se fosse l'assassino dell'origami? Che cazzo era quello? Non lo so. Allora avremmo 4 giorni per trovarlo.
Ma tecnicamente lui potrebbe davvero essere sia The Black Crow. Sì, noi non lo sappiamo. Ma appena è appena passato attraverso un poliziotto? Sì, 2010. Hanno trovato qualcosa. Ma chi è questa? La nostra ex moglie. Non ancora niente, ma continueranno nella notte. Pensano che sia l'assassino del Brigand. È ancora troppo presto. No, il corpo di Shannon non l'hanno trovato. No. Quindi, chi lo sa? No, no, ma dai, il mascione palese non è morto. Dai. Vediamo. Ma no, ma non è morto. Sarebbe troppo geniale fare morire pure lui. Che cosa è successo, Ethan? Come hai fatto a perdere Sean? Non avresti dovuto staccargli gli occhi di dosso. Per l'amor di Dio, è così difficile tenere d'occhio un bambino al bar. Quanti figli deve fare sta povera donna? Perché l'hai lasciato solo, Ethan? Perché? Forse non ti è bastato perdere Jesse. Aia. Peso. Buonasera Marione. Ciao Brigu, grazie per il secondo mese. Bentornato, fratello. Ma non fa niente. Oh, non le dice un c***o. La guarda piangere. Poteva anche solo abbracciarla. È il personaggio più inetto che abbia mai visto in tutta la mia vita. Ma quest'idea del close up su... Loro avranno pensato, geniale. Buonasera a lei. Ricordiamo questo Luca Brasi. Posso aiutarla? Lo spero proprio. Mi chiamo Scott Shelby, investigatore privato, e indago sull'assassino dell'origami. Vorrei farle qualche domanda. Oh, yeah. Jopex, benvenuto con il primo mese. Grazie. Punto esclamativo Prime. Telegram. Sì, scusami, stavo pensando. Per entrare nel gruppo Telegram. Le lascio il mio numero, se cambia idea. Non si deve disturbare. È del tutto inutile. Chupa chups. Ha degli inalatori. Sono senza. E almeno non me ne vado di qui proprio a mani vuote. In fondo al negozio, a destra. Con questa scusa adesso perlustriamo un po'. Bravo. Vai, Luca. Questo? Ma cosa significa? Cosa devo fare? Come... Ce la farai, Peppe. No, sicuramente non devi fare quello. Ma che volta succede che metti questa pausa, eh? Oh, yeah. Perché premo questo. Ciao Marione. Ciao Pigo, bentornato col Sestols. Non so come si fa. Ma aspetta, forse dovresti fare... Vai, fallo. Ma che c***o è? Ah, forse lo stai già facendo ed è guardare questo. Può essere. Vai. Ignoralo. E basta, dovevi semplicemente guardare il panorama. Grazie a Stefano Burr. Grande Stefano. Sì, vedi che l'ha già fatto. Che lento che è. Oh, che strano movimento di collo. Vediamo questo movimento di collo di nuovo. È vero, cosa si è girato a guardare da quella parte? Si è girato verso il muro, guardato così. Vediamo le cezze. Grande assortimento questo posto, eh. A me era un po' dritto. Molto strano. Strano che non l'abbia notato il commerciante. Guarda, c'è anche un riferimento ad Angelina Mango. Vero, figo. Lui non vuole analizzare la situazione. C'è un c***o da fare qua. Sembra che ci sia stata una colluttazione poco fa. Ora si gira verso il ventilatore, no. E qui? Ah, qui ci sono le drugs. Perché mi ha tolto?
Inalatore. Buonasera. È Ethan? Classica rapina. No. Stava cercando qualcosa in particolare? Sembra proprio un rapinatore. Sì, tu hai tutto quello che hai. E non fare cazzate. Oh, apri la cassa, stronzo. I soldi sul bancone. E ora? Sei soldi. Sai che stai già giocando. La vuoi aprire quella cassa del cazzo? Oh, no, signore. Sta fuori. Non hai il diritto di portarmi via questo denaro. Ho lavorato sodo per guadagnare. Dove vai? Non può farlo. Sta per morire il commesso. Tu sei malato nel cervello. Ma così non ti vede perché passi da qua. Che confottuto proiettile in mezzo ti vede largo qua. Ti dicora. È dietro di lui, no? Quello al corridoio dove si è girato verso il muro. Dai tu! Vieni qui! Ma io non ho sbagliato niente. Ti ho detto di venire non qui. Hai sbagliato niente. Guarda dove eri. Dovevi stargli dietro. Dovevo sbattergli in testa. Sulle mani! Sulle mani? Sulle cazzo di mani a sparo! Tutte due. Oh merda! Sei sordo? Ma che fai? Sulle mani! Ti ho abbassato le mani! Ti ho aperto, amico, sparo! Forse ho capito dove ho premuto più volte. Ti ho abbassato. Io mi chiamo Scott. Tu che mi dici? Come ti chiami? Andrew. Mi chiamo Andrew. Hai qualcuno che ti sta a cuore? Una ragazza? Una famiglia? Sì. Ho una figlia. Ho una figlia. Si chiama Jessica. Cosa penserebbe Jessica se ti vedesse qui? Chiaditelo. Che le accadrebbe se tutto andasse storto? Ascolta, non ne vale la pena. Metti giù la pistola. Ben fatto. Vuoi darmi un consiglio? Te lo do io un cazzo di consiglio! Oh merda! Direi per niente ora di grave. Non hai fatto niente di grave. Non voglio. Metti via voglio quella pistola. Noi ci dimenticheremo di tutto. E la storia è chiusa. Torna a casa. Niente di grave. Nel frattempo ci stiamo avvicinando a lui. Che cazzo credi che ci faccia qui? Calma. Niente panico, restiamo calmi. Nessuno vuole farti del male. Penso che a un certo punto. Ora noi ce ne stiamo tranquilli. E tutto andrà per il quando sarò vicino. Tutto a posto. Tutto andrà fottutamente a posto. E passare l'arma. Ora fai la persona ragionevole, metti via la pistola ed esci con calma dal negozio. Io e il mio amico qui ci dimenticheremo tutto e tu eviterai di mandare a puttane la tua vita. Che ne dici? Se ne va. Godo. Se ne va, se ne va. Fallo per Jessica. Grande Peppone. Grazie infinite, a parte signore. Il alza chissà le mani. Chissà cosa sarebbe successo se lei non fosse stata qui. Almeno non sono venuto per niente. Arrivederci. Quando mio figlio Reza scomparve, ricevetti una lettera con la chiave di un armadietto. Dentro l'armadietto trovai questa scatola. Non riesco a capire cosa significhi. Se là dentro c'è un origami, questo è il miglior gioco di sempre. Dall'uomo che ha ucciso il mio re. Posso? Ma vai a farti fottere, va. La prego, prenda. Ma vai a fare in potrebbe culo. Potrebbe tornarle utile. Non mi ha aiutato a salvare Reza, ma forse aiuterà lei a trovare l'altro ragazzino. Signor Shelby? Inalatore. Stavo incominciando a pensare che non ci fosse nulla di buono in questo posto. Evidentemente mi sbagliavo. Perché cosa c'è di buono? Lui? Lui, perché gli ha salvato la vita, Peppe. Oddio, che cazzo che corre? In quella maniera stranissima. Quello era fatto di qualcosa che finiva con Ina, eh.
Non la melatonina. No, 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 melatonina no, non si pippa. Comunque sì, si è fottuto l'inalatore, il nostro amico. Minchia, le 2.44. Siamo di nuovo dalla prostituta? Si dice anche l'intensità della pioggia, 39,7 mm. Ma sono quasi 4 cm, eh. Che bellissimo loft. Sì, ma la televisione in mezzo fa una paura. Non credo sia l'abitazione della prostituta. No, no, è un'altra ragazza. Una fotografa? Non ho mai visto un mal di testa così intenso. Ma poi il detective che stava morendo, che ha sniffato la benzodiazepina. Vero, la trepdocaina. Ragazzini, ciao. Questa roba che si possono prendere cose e poi lasciare. Un medico in famiglia? Possibile. Ah, l'hai spenta. Dai, ci alziamo invece di fare c***o. Si parte. Ma sta cosa di dover premere R2 io non l'ho mai, cioè non la concepisco. Avete molti soldi? Avete qualche soldo in quella borsa di merda? Un rapporto speciale con il caffè. Mamma mia, no, 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 bro. Tu ogni volta che vedi la possibilità di poterti bere una cosa da una tazza lo fai sempre. Sempre. Che sia un videogioco, la vita reale, uno scritto, un'opzione da fare nella vita. Oh. Non sarà mai più fornito dal nostro frigo. Stavo pensando la stessa cosa. Il nostro frigo è meglio. Finito. Believe. Ma che cosa c'era dentro la tazza? Comunque, marca del forno a microonde, Believe. Believe. Come buono caffè. Ma il caffè nel microonde è possibile? Lo riscaldi. E la tazza può stare nel microonde? Sì. Ah. No, il forno a microonde non cuoce. Assolutamente come camminerebbe un essere umano questo. Comunque una casa incredibile. È un bellissimo loft. Si chiama loft? Sì. Non è attico? No, l'attico è l'ultimo piano tipo. Ah. Loft è uno spazio aperto dove c'è tutto. Ti piacciono le ragazze con i capelli corti? Alcune sì. Tipo c'è stata una Miss Italia con i capelli corti tipo 6-7 anni fa. Carina. Dipende dai tratti somatici, dici? Sì, anche. Oh merda. Il killer degli origami? Lei ha degli occhi molto grossi. Non sembrano umani. Ok, quindi tu forse puoi decidere se andare direttamente dall'assassino a destra? Perché ti spiava. Facciamoci spiare ancora. Magari se andiamo direttamente da lui ci uccide. Io farò di tutto per ignorare tutti i suoni. Che poi tra l'altro un loft è uno spazio aperto, quindi come fai a non vedere le cose? Cingling? Io ignoro tutto. Oh? Immagino che tu possa andare in bagno. Ma perché? Alexa. Assurdo. Puoi spegnere le luci. Con Alexa. Visionario. Sì, questo è il precursore di Alexa. Wow. Torniamo su. Vai. Chissà se possiamo riaccendere la TV. Ma che c***o dici, Peppe? Oh, sediamoci qua, che non ci siamo mai seduti prima. Sulla poltrona devo sedere adesso. Ok. Probabilmente c'è qualcuno in casa nostra, eh? No, 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 è certo che ci sia qualcuno a casa.
stretching, così ci prepariamo ad affrontare il killer. Quindi c'era un tasto che ti permetteva di fare. Adesso su. Due flessioni. Vai di là, vai di là. Scusami, c'è un'altra poltrona. Dai, Peppe, per favore, vai in bagno. A parte che è difficilissimo andare in bagno con sti comandi. Ma è pazza. Forse perché non ci siamo seduti sull'altra poltrona. No, 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 devi andare dall'altra parte, accanto al computer. Vai accanto al computer. Come abbiamo fatto? Com'è possibile sbagliare? Ah, merda, qui ci fa sedere basta. Utile. Oh! Che paura. Allora, puoi andare o di là o di là. Vediamo, qui vicino non c'è niente. Vediamo se qui ci siamo. Ma tu hai una sfida personale a fare la cosa più inutile. Vediamo se si possono fare le scale. Dai, allora platiniamola, platiniamo il loft del c***o, dai. Platiniamo il loft e riscendiamo. E riscendiamo. Non per riguardarle, allora, i piedi, no, ma assolutamente. Vuoi andare da quel lato lì? Di là vuoi andare, dove c'è l'assassino, così muore. Ah, bella camera da letto. Guardiamo tutto, che sta piovendo. Chissà cosa sta. Ma puoi buttarti sempre così per guardare dalla finestra? Cioè, a ogni finestra vedi che è faticoso. Ho visto una poltrona. Oh! L'avevamo chiuso. Aperto senza far rumore. Io voglio entrare dietro, voglio vedere cosa c'è qui. Chissà se. Merda, non mi fa sedere. Letto. Sembra una stanza di ospedale comunque. Belli loft. Molto stile newyorkese. Non si può fare niente, non si può interagire con niente in questa pseudo stanza da letto. Facciamo le scale, non saremo più adesso. Siamo tornati in quel posto? Peppe, chiudi il frigo, il frigo! Sto andando, scusami. Rewast, grazie per il quinto mese! Oh, yeah. Beppe, te e Mario siete la mia coppia preferita dopo Karius e la Leotta e dopo Tyler e Asap. Ce lo prendiamo tutto, brother, grazie. Grazie mille, non si può più spegnere la luce. Perché devi chiudere il c***o di frigo? Oh yeah. Grazie, Salvo. Oh merda. Confermato, c'è qualcuno. Grazie, Salvo. Si è spenta la luce. Ecco perché non la potevamo spegnere noi. Oh, vabbè, ok. Si è visto. C'è qualcuno nell'appartamento. Il telefono sulla scrivania. Ma che tono è? C'è il telefono sulla scrivania. Mi c'è l'unica a casa mia. C'è qualcuno a casa mia, sto per morire. Se riuscissi a raggiungerla, potrei ancora farcela. C'è qualcuno a casa mia. Il telefono. Prendi il telefono. Il telefono sulla scrivania. Ma no! È difficilissimo, ti giuro. Tranquillo, a quanto pare non ci sono conseguenze a questa cosa. Quindi puoi andare tranquillo a prendere tutto il tempo che vuoi. Ma come l'abbiamo visto prima. 4 secondi fa che c'era il telefono. Non c'è più. Ok. Di là, perfetto. Fai un giretto. È dietro di te. Ci sei. Stupratore, un killer. Sono là. Sono due là. È sempre lui? Sì, è sempre lui. No, bro, è Todo di Jujutsu Kaisen. Ma come ha fatto? Ma si è teletrasportato, Peppe? Ma come di nuovo? L'ha fatto di nuovo! Oh merda! Ma è un...
Sono due. Ma perché? Perché quando gli hai tirato... Sono tre. Mike Tyson. Gli ha detto una cosa, comunque non gli ha fatto niente. L'altro non fa niente, avrebbero già preso. Oh merda. Sono quattro. Oh no. No. Pensavo fosse uno, perché dopo che gli hai... Ma quanti cazzo? Ecco perché scomparivano. Mi puoi spiegare perché ha buttato a terra la TV? Non ho capito quella scelta, bro. L'ha proprio buttata al contrario. Io pensavo la prendesse e la utilizzasse. L'ha soltanto spaccata per terra. Non c'entrava il fatto di essere inseguita. Minchia, meno male che è tornato Jaden. Perché veramente. Hai sbloccato un nuovo bonus. Non me ne importa niente. Ti va se accendiamo il defibrillatore? Vai. Se vuoi giocare tu? No. Faccio io. Vai. Quindi ha usato 30 minuti del suo sogno per scendere 7 volte lo stesso gradino. Sì, praticamente sì. Cioè ragazzi, volevo solo dirvi che mi volevo mettere a dormire con la vostra specifica compagnia e sono felice di aver trovato la stream accesa anche nella notte di Pasqua. Ciao Yut77, grazie mille, è un onore per me. Per noi! Sempre lo sguardo vispo lui. Però vorrei vederti nei suoi panni. Questo è l'uomo più sfortunato della terra. Quando i genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero e implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Ma è una storia vera? Non so da dove abbia tirato fuori... I bambini. Eh sì. Cos'è un cervo? Ah, lui lo vede? Devo andarmene a scoprire che cos'è questa ricevuta. Devo passare dal corridoio per entrare all'uscita. Io comunque vedrei se c'è qualcosa in casa. Frigo? Ho scelto un frigo nero perché si atteneva di più alle pareti. Chissà che cosa avrebbe dovuto fare a quest'ora tu, nostro figlio. Tu intanto controlla l'orario e ricordatelo perché magari te lo chiedono al commissariato dopo. Allora in questo momento sono le 7:33. Ricordiamocelo. Sediamo. Come si può sbagliare a sedersi? La smetti di sederti sulle sedie, per favore. Fa perdere un tempo immane. Basta. Ok. Ah, ma c'è una folla fuori. Ah, penso che credano che tu sia l'assassino degli origami. Ciao Ale, buonanotte. Oh. Ma sì, ignoriamo che c'è una calca di persone fuori. Tra l'altro... Due tende così, giusto per avere... Oh, Foto? Phil, foto. Esci fuori da casa. Esci. Vedere cosa c'è in casa. Non c'è un cazzo in casa, andiamo, Peppe. Qua c'è nel bagno. Sei contento? la tazza verde non l'avevo mai vista. Andiamo qui?
Beppe, non c'è un c***o da guardare, ti prego. Grazie da Rantainitar per i 100 bits. Ma magari posso uscire dal retro, non incrociare... Però sai cosa? Sarebbe veramente troppo divertente non evitare i giornalisti. Signor Mars, una dichiarazione, signor Mars, signor Mars! Maledetti giornalisti, è tutto il giorno che assediano casa mia. Dai, ma lo fanno apposta! Lo fanno apposta, Peppe! Signor Mars, una dichiarazione, signor Mars, signor Mars! Signor Mars, può confermare la scomparsa di suo figlio? Credo che sia stato l'assassino degli italiani. Devo raggiungere la... Esattamente suo figlio. Camminerò dritto fino alla macchina senza freni. Teme per la vita di suo figlio. Sospetta di qualcuno, signor Mars. Gli investigatori hanno trovato qualche indizio. Ha perso suo figlio. No, c'è quello con il giubbotto viola che non ha idea di dove sia, guarda. Una dichiarazione, signor Mars. Signor Mars, può confermare la scomparsa? Crede che suo figlio sia ancora vivo? Gioco inconsapevole. Signor Mars, signor Mars. Signor Mars, signor Mars. Certo, ricordiamolo. Io sto seriamente piacendo. Ah. Oh merda, se ricordo perfettamente che cosa sta per succedere. Questo, bro, è il motivo per cui tutti l'hanno droppato sul computer. Questa scena è irraggiungibile col PC. È buggata, non puoi andare avanti. Devo farmi largo tra la folla. No, non sopporto la folla, non riesco a controllarmi. Ma per fare cosa? Qual è il nostro obiettivo adesso? Prova a farlo pensare come si faceva nelle due. Non ce la farò. Oda, ansia? Sono troppo teso, non riuscirò a farcela. Ma non vedo. Non c'è tempo da perdere. Devo scoprire cosa c'è in quell'armadietto. Forse è meglio tornare più tardi, quando ci sarà meno gente. Il deposito bagagli è dall'altra parte della stazione. Nessuno di loro è in vita e si vede chiaramente. Io non ci riesco, c'è troppa gente, non ce la faccio. Non so che cosa sto facendo. C'era Trafalgar Law. Ma cosa sto facendo? Stai prendendo fiato, penso. Qualcuno che lo aiuti. Ci siamo. Uno. Due. Tre. Ok, quattro. R1. Andiamo avanti, sì, poi era R1. Eccolo. Ma perché dici che è sbagliato? Forse lo devi premere più volte consecutivamente. Si riparte. Ah, ma me lo fa fare sempre. Sì. Ah, forse è premuto quell'R1, eh. È premuto. Ok, si strangola da solo, mi sa. No? Mamma mia, ma che c***o di idea è, maledetti decerebrati. Ma che c***o di idea è, ma come che c***o faceva? E non ha gli occhialiari. Ha fermato il tempo. Ma questo è Life is Strange. Dentro il bancomat? Oh! Ma questo è Sean. È Sean, non è Jason. Papà, dove sei? È quello morto, lui.
No, Jason, cioè. Jason! Ma tu ricordi come ha dato i soldi al clown? Certo che mi ricordo. Oh. Ma ti sembra il momento di ricordare sta cosa? Cioè, c'è il nostro figlio morto che ci chiama. Jason! Puoi richiamarlo un'altra volta? Ci sto provando. Ok. Se tu li tocchi cadono a terra. Potresti farli cadere tutti tornando indietro, per favore. Perfetto, vai. Jason! Te li sei scordati quelli là, vai? Arrivo. Tranquillo, tranquillo. Ok, perfetto. Vai. Tranquillo, tranquillo. Eccolo là. Oh, te ne sei scordato uno. A sinistra. Oh. Jason. Jason! Mi è dato una comodata. Nessuno che si fa una domanda. Nessuno che dice, oh, stai bene. Sono tutti robot in questo gioco. Forse sono tutti complici dell'assassino, del killer. No, 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 bro, è veramente un gioco sopravvalutato, invece. È del 2010. Già. Voglio vedere proprio come superare i controlli. Fila 18, cassetta numero 3. Il bug su PC era che non riuscivi a superare l'R1. Poliziotto, vediamo. Penso che tu gliela debba mostrare. Fila 18, cassetta numero 3. Non è cambiato niente. Non credo. Fila 18, cassetta numero 3. Nessuno che ci fa dei controlli. Questa è fila 1? Sì. 7, 8. 18, cassetta numero 3. 18, 18. No, non dico. Fila 18. 15, 16. Fila 18, numero 3. Oh. Ovviamente manca il 18. Sarà dietro l'angolo, giusto? 15, sicuro. 17, 18. Eccolo. 18, numero 3. È una fila tipo strettissima. Verso il basso. Questa è la cassetta numero 9. Marmadetto sbagliato. Sì. Eccola là. Prima inserisce tutto il codice, eh. Oh no, un altro origami? Impossibile. Sempre una scatola di scarpe. La stessa scatola di scarpe. Apri? Sembra più pesante questa, però, da come l'ha presa. Non ho capito perché si è buttato e non l'ha presa. Ma perché era lì? Anche ti domando. Forse ha preso una camera perché c'erano troppi giornalisti fuori casa sua? Sì, è vero, può essere. Strano che dice le peggio cazzo, non dice questo. E invece un cesso rosso l'hai mai visto? Diamo un po' di colore a questa fotografia, il cesso rosso. Chissà se posso risedere. Certo che puoi risederti, Peppe, è un gioco fatto per queste cose. One Punch Man, sono arrivato davanti Boros. Giornalisti? No. Cioè, siamo al sicuro. Sembra un letto durissimo. Ti piacciono? No. Oh. Il frigo sarà scarno.
C'è niente se non... Complimenti, bello. Mi ha stupito Ethan qui, eh? In base alle nostre fonti, un bambino è scomparso dal quartiere di Stanton ieri sera. L'ultima volta è stato visto al parco con il padre. Non sono ancora noti i dettagli, ma in seguito alla scomparsa di Jeremy Bowes c'è il sospetto che questa sia ancora una volta opera dell'assassino dell'origami. Se così fosse, allora il numero delle vittime salirebbe a 9. Secondo te, come reagirebbe lui se scoprisse che l'assassino è lui? Solo la faccia. E così. Allora, c'è sua moglie che gli dice: Ethan, sei sempre stato tu, hai ucciso i nostri figli. Fa così. Comunque, questo gioco è uscito lo stesso anno di God of War 3, Black Ops, Call of Duty Black Ops e Red Dead Redemption 1. Minchia, quella vibra, chissà cosa fa. Oh no, la scatola. No, non la vedo adesso la scatola. Ma apri quella scatola. Voglio vedere tutta la casa. Wow. Minchia, bro, sbizzarrisciti con queste meccaniche. Posso pisciare nel cesso rosso. Ma è qualcuno che c'è dietro di noi? No. Dai, laviamoci le mani. Heavy Rain RP il tuo. Ma lo sciacquone non si tira? Amo il suo sguardo. Nonostante tutto, sei sempre tu. Oh, chissà se anche lui ha la streptocoride. No, no, quella è tipica della motion sickness. Se non hai un Ari, non ce l'hai. Amo il sciacquone. Stavo per dire rivoluzionario. Che dici, apriamo quella scatola, vediamo, Peppe? Aspetta, sai già contento. Vestito uguale a quello che hai indosso? No. Ci fa andare via. Secondo me dice, dovrei aprire la scatola prima. Voglio provare con questo Vai, rischio. Vai, prova. No, non dirmi che... La scatola. Posso dire, rappresenta la perfezione artistica. Oh, a volte va per c***o suoi. Ma c'è che c***o fa? C'è un problema. Se questa scatola l'ha trovata nell'armadietto, come ha fatto uscire e passare dal metal detector senza farsi scoprire? Ha appena ribaltato la cassetta per buttarla sulla scrivania, cosa che con un'arma da fuoco non si dovrebbe fare. Comunque è vero, come c***o è passato dal metal detector sto coso? Un origami e un metal detector, è una pistola. L'assassino degli origami mette alla prova Ethan. Abbiamo la conferma che non è lui. Forse. Cos'è, un gioco per il DS? No, è un SD, penso. È solo invertito. Ah no, è una batteria. No, era una micro SD, forse. Una macro SD. O un SD normale.
vecchi telefoni non fanno. Oddio, guarda! Mi aiuto! Papà! Sean! Dove sei? Ho tanto freddo! Papà! Papà! Hai visto che faccia preoccupata che aveva il nostro Ethan? Eccolo qua! Allora, ogni prova fornisce delle lettere. Le lettere rivelano un indirizzo. Ma perché lui ci sta dando un aiuto? No, è un pazzo. Ha rapito il bambino e vuole farlo giocare con lui. E adesso dobbiamo vedere tutti gli origami, no? Per capire sta lettera. Sì, ma noi abbiamo tanti origami. Abbiamo il 2, il 3. Vediamoli questi origami, analizziamoli. A letto così non si bagna. Ma guarda Iori. Sono pitch. No, non può essere. Credo, almeno che non ci sia una strana dinamica dietro. È lui che si dà degli indizi da solo, tutto preparato. Ah, dici che lui mente a se stesso ed è l'assassino degli origami? Si sta illudendo da solo. L'assassino è bianco, tra i 30 e i 45 anni. Come no? Non agisce d'impulso, ma pianifica le sue azioni con estrema perizia. Non ha niente di personale contro le sue vittime. È uguale per al... Per questo copre i loro volti con il fango. Li rende anonimi. Allora perché li uccide se non ha niente contro di loro? Per lui sono solo un'immagine, un simbolo. Forse è per questo che lascia sui corpi un origami e un'orchidea. Sono regali. Per scusarsi di quanto ha fatto. Interessante. E questo a cosa ci porta? Il modo migliore per scovare un predatore è conoscere le sue abitudini. Sì, magari in un romanzo, ma qui stiamo parlando della vita di un bambino. Continui, Jaden. Certo, cambio slide. No, la pluviometria... Un dettaglio ha attirato la mia attenzione. L'intervallo di tempo tra il momento della scomparsa e il ritrovamento del cadavere varia da 3 a 5 giorni. Come Heavy Rain. Ma il livello della pioggia si aggira sempre intorno ai 150 mm. Ma è questo che significa? Le vittime vengono affogate nell'acqua piovana. L'assassino uccide solo in autunno, quando piove molto. Forse segrega le sue vittime in una specie di pozzo a cielo aperto che gradualmente si riempie di pioggia. Più piove, meno tempo la vittima resta. Ma che conclusione è? Ma come ha fatto? Poi ho studiato la distribuzione geografica degli omicidi. Di solito un assassino commette il primo omicidio dove vive, in modo da avere un luogo sicuro in cui rifugiarsi in caso di imprevisti. Più diventa sicuro di sé, più si allontana dalla sua base. Ora, analizzando i luoghi in cui sono scomparse le vittime, ho isolato una zona in cui potrebbe vivere l'assassino. Quella a destra, secondo me, è il più attento. E che dimensioni avrebbe questa zona? Per ora circa 10 miglia quadrate. Ho fatto letteralmente. Ci abiteranno 10.000 persone in un'area simile. Vuole interrogarle una per una? No, però c'è il negozio di origami. Più indizi abbiamo, più ridurremo la zona. Faremo controlli incrociati con la lista dei sospetti e lo identificheremo. Alzato il calmiamoci tantissimo. Io ho premuto calmo. Ci sono due sospetti cui i profili psicologici potrebbero avere un collegamento con la zona di intervento. Vorrei interrogarli. Ah, cazzo. Stiamo solo perdendo tempo qui. L'assassino è là fuori e dobbiamo alzare il culo e andare a cercarlo. Ma con un piano? Non parliamo di un banale assassino. È intelligente, ben organizzato e metodico. Non lo troverete facendo la ronda per le strade. Non ho capito perché si è arrabbiato. Jaden, questa grande esperienza l'ha ottenuta sul campo o l'ha trovata su qualche manualetto? Io sono qui per trovare l'assassino. Ed è esattamente quello che farò. Forse con non ho visto o senza il suo aiuto. Brutto stronzo! Basta, finitela! Ma sono impazziti! Ha detto che uccide sempre con 150 mm. Perché gli ha dato dello stronzo? Quanto tempo ci rimane? Ma è pazzo, stava parlando dell'assassino. Se le previsioni sono esatte, meno di 72 ore. Quello è un pazzo.
Lui non dice niente. No, quello non esiste lui proprio. Ha pensato ai dati matematici della pioggia. Quello a destra era l'effetto della motion sickness, non era realmente lì. Oh, siamo con lui. Il bastardo. Sì, quello che ci ha detto il pezzo di me, brutto stronzo. Beh, è così che si può sbagliare ad entrare, guarda. Colui che si spazientisce. Gli ha grignato contro. Nessuno. Abbiamo soltanto perso tempo. Ti giuro, io ho sempre premuto calma. Ma forse neanche dovremmo una volta comunque dare un'occhiata. Ma non c'è nessuno. Questi poliziotti come... Niente, a parte che, là, che non, sì, non è vero che ci ha messo tutta quella forza. L'ha sfiorata. Non sono sicuro che sia una cosa legale. Col piede. Chiami la polizia. È da denuncia questa roba. È proprio pazzo. Sembra indiano quello sulle pareti. Forse è solo sporco. Stranger Things. Nathaniel Williams sembra un tipo no? piuttosto devoto. Per andar via. È un povero imbecille timorato di Dio. Comunque loro sono entrati qua dentro e non si sono fatti domande. Lo abbiamo interrogato pochi mesi fa per disturbo della quiete pubblica nel parco. Dici una bella battuta che diceva quanti crocifissi ci poteva stare. Sì, oppure... In quella sua testa bacata era convinto che io fossi l'anticristo venuto sulla terra per perseguitarlo. Un vero idiota. Latte. Cosa ha fatto? Sono tanti, eh. Oddio, alcune volte non riesco proprio a... gestire. Nonostante tu sia un grande fan di Resident Evil e quindi sti cambi di telecamera dovresti esserne abituato, però dici non sono gli stessi. Sono veramente diversi e imprevedibili. Vedo cappelli di paglia ovunque comunque. Beh, Jesus Christ. Scusami, analizzando un attimo la situazione, questa candela non può essere accesa da tanto perché è ancora accesa. Però guarda, è sulla fine. Ok, ma quella cera sarà fresca. Il nostro amico dov'è? La sacra Bibbia. Vabbè sì. È coerente. Ma non mi conosco. Oh, cosa? Una descrizione. Sì, sì, grazie. Piccolo dettaglio. Andiamo nell'armadio, c'è qualcosa. Oh, benzodiazepine. Tanti psicofarmaci, a quanto pare. Chiudiamo. Qui non si può far nulla. Ma ci dormiva qui. Sembra. È piccolissimo. Per mezza persona va bene. Aspetta. Oh, per un bambino. Oh, Peppe, penso di no. È piccolissimo. Allora, guarda un po'. Vero. Umano in questo universo non ci sta. È vero, è piccolo. In altezza è pure piccolo. Basta! Non ci ha neanche provato ad aprirla, eh. L'ha sfondata diretto. Questo... E se ne va. E è un pazzo schizofrenico questo. Secondo me è l'assassino degli origami quello là. Guevara? È Gesù Cristo, Peppe. C'è un origami lì? Fare sta arrivando il pezzo di merda.
da un bel po' che non li lava. Questo si chiama effetto lambrate. Se fossi tu in casa, sarebbero già pulite. Grazie, Peppe. Ci tengo tanto alla mia qualifica da lavatore di piatti della casa. Altri psicodrammi qui. E psicofarmaci. Natura Source. Cosa abbiamo scoperto? Andiamoci. Tanto è da un'ora che non sappiamo che stiamo facendo. Boh, proviamo a parlare con lui? Vai, prova a vedere i suoi pensieri anche. Vado a prendere allora, il gelato, va. Dato che anche nome. Sì, era scontato. Dato che prima abbiamo parlato di Ney nel libro di Alessia Lanza, di profili brutti, io utilizzerei proprio il pensiero che attuiamo con il triangolo e quindi profilo. Tutti i segni di una nevrosi mistico-ossessiva unita a un complesso di persecuzione. Ma è diventato un robot? Però questo è più un profilo psicologico, più che di viso. Ma è incredibile, lui continua a fare il giro della casa. Aria. Qui si soffoca. Queste finestre non vengono aperte da anni. Il tizio ha rotto i punti con la realtà, rintanato in questo appartamento assurdo. Ma davvero questo era il suo letto? Cioè, è veramente il letto di un nano. Ma poi è pericolosissimo avere tutte queste candele accese sui libri e vicino ai tessuti. Così, cioè, dai fuoco a tutto così. È facilissimo. Non serve essere criminologi per capire che non è un assassino. Stiamo solo perdendo tempo. Come no? In base a cosa riesce a dirlo? Lui straordinario, continua a fare... Lui sfonda le porte e continua a fare il giro della casa. Lui ha detto che non serve essere un criminologo per capire che non si tratta di un assassino. Dimmi tu in base a che cosa riesci a dirlo, io non lo so. Penso che il nostro collega sia veramente un ragazzo pieno di problemi, più dell'assassino degli origami. In tutto ciò lui continua a fare il giro della casa e a sfondare porte. Come la macchina inizio gioco che continuava a girare. Ma non ce ne possiamo neanche andare. Sono spaesato, per la prima volta in questi giochi sono in confusione, non so che cosa fare. Forse perché non c'è nessun posto dove puoi sederti. Minchia, vero. La tazza del cesso? Pensieri di Jaden? Ha fatto tutto. Comunque dicevo, non è per... Lui continua a girare la casa, in senso anti-orario. Tenere tutte ste candele accese vicino al letto con dei tessuti e dei libri è pericolosissimo. Vero. La Sacra Bibbia. Solo noi dobbiamo andarcene. Non si può. È il drogato di prima. Non hai sentito la busta? Che tempismo, Nathaniel. Stavamo cercando giusto te. Angeli del cielo, proteggeteci. Evangelion. Agente Norman Jaden, FBI. Vorrei che rispondessi ad alcune domande. Dio mio testimone, non ho fatto niente. Sono innocente. Si rilassi, nessuno la sta accusando. Stia tranquillo. Certo, nessuno la sta accusando e poi gli dici dell'arresto, lo fa impanicare. Nathaniel, ricorda dove si trovava martedì scorso alle 16:30? Qui. Ero qui, stavo pregando. Tutto il giorno. C'era qualcuno con lei? No. No, ero da solo. Dove lavora Nathaniel? Ce l'ha un lavoro? Ma la mia unica occupazione è pregare nostro Signore misericordioso per la salvezza dell'umanità. Come mai tutte queste croci? Ha paura di qualcosa? Il momento è vicino.
e l'ira del Signore si abbatterà sui popoli. Mi sto preparando alla fine del mondo. E le voci, Nathaniel? Le senti ancora, le voci? Lo sappiamo chi è che ti parla, vero? Lo sappiamo bene tutti e due. Non pronunciare quel nome. Che cosa ti dice, Blake, Nathaniel? Ma che diavolo fa? Non posso parlarne. E anche tu devi tacere. Ti ordina di trovare nuove prede, vero? Gliene servono di più, eh? Sempre di più. Sta parlando del diavolo? Oppure no. Dell'assassino degli origami? No! Non devi nominarlo o lo evocherai. Stai parlando del diavolo. Ti ha detto di prendere quel bambino nel parco. Le voci ti hanno tormentato per tutta la notte. Volevi che smettessero. Non è così, Nathaniel. Basta così. Lo lasci in pace. Basta. Zitto. Basta. Zitto. E tu hai obbedito per farle smettere. Hai preso quel ragazzino e l'hai affogato. Non è così? Merda, Carter. Ma gli ha dato di volta il cervello. Basta. Basta. Li hai uccisi tu, vero Nathaniel? Perché non confessi? Bastardo! No, no, non può fare così, eh? Solo in America. Tu sei l'anticristo! Giù la pistola, Nathaniel! Sarò da tuo padre all'inferno! È il figlio di Satana! È giunto sulla terra per distruggerci! Lo lasciamo morire? Per l'amor di Dio! Gli spari! Calmati, Nathaniel, nessuno vuole farti del male! Giù la pistola! Psicologia. Il tenente Blake abbandonerà questo mondo proprio adesso per tornare nel regno delle ombre. Creatura delle tenebre, io ti supplico di fare ritorno nel regno delle ombre e di lasciare in pace Nathaniel. Demonio, rimpiangerai di aver sfidato l'emissario del Signore. Ora conoscerai il potere divino. Concentrati sulla mia voce, Nathaniel. Ascolta solo la mia voce. Cristo nostro Signore, difendici nella battaglia contro il male, proteggici dagli empi inganni del demonio. Possa Dio onnipotente manifestare il potere del suo regno, possa il potere di Dio far precipitare Satana e i suoi malvagi servi che corrompono questo mondo nelle più oscure profondità dell'inferno. Stai calmo, andrà tutto bene, Natale. Indietro, lentamente. Abbassa la pistola. Lasciala, Nathaniel. Le mani dietro la testa. Ora girati. Non doveva farlo. Io ho sparato. Ma che c***o fai, bro? Io pensavo lo ammanettasse. R1. Era solo R1 sulla sua testa, pensavi che lo ammanettasse. Cioè, gliel'hai fatto ragionare per tutto il tempo e poi gli hai sparato. Ma scusa, mi era voltato. Avevo lasciato tutto io. Pensavo che con R1... Avevi la pistola in mano. R1 era chiaro che sparasse in testa a questo povero Cristo. Non sono io il killer. Gli hai sparato a sangue freddo, non serviva proprio, l'aveva arrestato. Io pensavo lo ammanettasse. Ma lo stava ammanettando lui. Tu eri lontano con la pistola. Ci siamo sorbiti 5 minuti di calmare quel coglione e poi gli hai sparato comunque. Sarebbe da denuncia questo. Ma figurati, tranquillo, che quello là parla la tua stessa lingua. Vuoi giocare un po' tu? Vado. Susan Bowles, la madre dell'ultima vittima dell'assassino dell'origami. Forse sa qualcosa sulle circostanze relative alla morte del figlio. Controllo, controllo.
Non mi sarei mai aspettato di vedere un neonato. Sei contento di quello che hai appena fatto, bro? Posso dire che non mi divertivo così da tantissimo. Ma poi la soddisfazione non sembra nemmeno un vero sparo, cioè... Ho sentito un... Ma perché, scusami, perché mi dai la possibilità di spararlo se sarà preso? Chissà, vedremo. Vediamo che bordello che hai combinato. Signora Bowles? C'è qualcuno? Ma vedo il bimbo. Oh, Gesù. Aia. Non può essere stato il bimbo. Ciao, piccolina. Oh, il bimbo. Stai chiamando la mamma? La bambina. Vedi se ti può servire. No. Forse perché non è cosa tua. Che considerazione è? Biscotti assortiti, Red Dead Redemption. Conosco bene questo gioco. Qua siamo entrati. Qua si esce? Oddio, si è uccisa, ciao bimba. È vero. Oh Gesù, si è uscita. Ciao Gesù, che non è mamma. Signora Bowles. Signora Bowles, è lì? Se fosse quello di prima con un calcio la butterebbe giù. Oh merda. Sai che non la posso salvare. Signora Bowles! Signora Bowles, mi sente? Si svegli! Sveglia! Ma che complicato! Come fai a essere ancora? Tagliate le vene. Perché non si è tagliata verticalmente, bensì orizzontalmente. E ora? Piano piano. La farà Peppe. Provo a metterla sul letto, non lo so. Riesco a uscire. Si mette qui. Ma se è appena tagliata le vene, non dovrei portarla all'ambulanza? Sì, ma se la se Momento non va alla montagna. No. Vabbè, stai zitto. Non voglio andare in ospedale, la prego. Ma come fa a parlare e essere sana? C'è qualcosa con cui possa medicarla? Sì. Credo di sì. Ok, non si muova. Torno subito. Ma com'è possibile? Questo ha tentato il suicidio. Siamo arrivati dopo ore. Ed è ancora viva e parla, e vive e vegeta. Presto, perde molto sangue. Devo sbrigarmi. Ma servono bende e disinfettante. Devono essere qui da qualche parte. Secondo te dove sono? In bagno. Secondo te il bagno dov'è? Oh yeah. Potato Sauro, grazie per il primo mese. Sono in compagnia di mio fratello Giuseppe. Vediamo. Giuseppe Chirico. Questo. Questo. E questo. Ah, non avevo visto i bits. Io sto vedendo il gameplay solo per vedere chi si siede. Sono qui, Susan. Andrà tutto bene. Ci sono io. Non serve di più. Avevo già... Resti con me, Susan. Susan, mi ha sentito? Susan, resiste. Mi sente? Non è perfetto. Ma... Non è perfetto. Ma
Momoli, grazie per la sua giftata, brother. Che gioco del c***o. Così dovrebbe bastare. Per fortuna i tagli non erano profondi. Aveva la vasca piena di sangue. Sì, sì, sì. Tutto bene. La mia bambina. Lei ha bisogno di me. Ora te la porto. Ok. Lei stia qui. Ci penso io alla bambina. Va bene? Sa cosa fare? Basta. Con un neonato, intendo. Sono un detective. So fare di tutto. Non mi sembra una risposta comunque, molto... sai, ad uno che prova a suicidarsi... Si chiama Emily. Dovresti comunque togliergli tutto per evitare che lo faccia di nuovo. Aveva sono delle entrato qui da detective di... privato e mi sono trasformato in babysitter. Questo è un pensiero. Vado al pensiero Emily. Vai. La mamma sta bene per ora. Vediamo come sta la piccola. Siamo in salute. Bellissimo particolare questo. Ti ho proprio detto, per pulirti le mani vai là. Saresti potuto anche andare in bagno, Da dire. Ci hanno fatto lavare le mani perché erano sporche di sangue, però poi ci hanno fatto passare col metal detector una pistola. Vabbè, comunque un gioco del 2010. Certo. Ciao, Eddie. Allora. Che fa? Qual è il problema? Non era la pancia. Oh! A giudicare dall'odore, credo di aver capito. Ok. Allora, come si fa? Quando la spogliare? Io spero soltanto che non mi dica di premere R1. Strano questa cosa. Oddio, devi premerli tutti? Oh cavolo, così non va bene. Come non va bene? No. Ma come non va bene? Okay. Vuoi una mano? No, guarda, tranquillo, ci sono. Ecco fatto, tutta pulita. No. E poi, ti senti meglio ora? Va bene, un pannolino. Giusto, Emily? Non ho premuto bene il triangolo, non va bene. Ehi, che succede? Non avevamo risolto tutto? Intuizione. Ma certo. Adesso so perché piangi, tesoruccio. Mamma Shelby penserà a te. Piange? Chiediamo a Susan. Lei saprà cosa fare. Minchia, che grande intuizione. Piange? Chiediamo a Susan. Lei saprà cosa fare. 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 Ti prego, adesso chiudi. Grande meccanica. Sempre bella. Chiediamo a Susan. Lei saprà cosa fare. Piange? Chiediamo a Susan. Lei saprà cosa fare. Piange? Chiediamo a Susan. Lei saprà cosa fare. Meglio scaldarlo. Mi sa che non si chiede più a Susan, brother. Prova. Prova a pensare. Non pensa più a niente. Comunque la marca di questo riscaldatore di latte materno è... Prova ad uscire con il latte. Così vediamo lui che rientra con il latte in mano. Oh, non ce lo va a fare. Vaffa Susan. Piange? Oh, Emily, hai fame? Eh?
Piange? Aspetta. Devo inclinare bene il biberon, se no soffochi, ok? Stai attento. Ci sono? Ma cosa sta dicendo? Piange? Boh. Per il routine. Eccolo. Ah. È brava Emily. Va un po' meglio adesso. Non piange? Ora. Oddio, quando è diventata piange? Lo era da sempre. Posso farti un bel riposino, ok? Bene. Che c***o sono quelle linee tratteggiate? Ah, per dondolarla. Come hai fatto a sbagliare? Adesso dimmi come hai fatto a sbagliare. Volevo capire se cadeva o meno. Minchia, che faccia che ha mentre dondola questa bambina. Piange? Come ha fatto a sbagliare? Bro, guarda qua. Ma poi ha sbagliato. Oddio, adesso devo fare tutto. Oh. Scusa, piccola. Vuoi piange? Che ti curi ancora? Nessun problema. Si riculla, tranquillo. Comunque ti ricordo che ho ucciso un povero Cristo pazzo. Sei stato senza pietà. Potevi sparare diretto a quel punto, invece no. Oh. Oddio. Ma perché? Ma perché, bro? R1. No, non è R1. Oh. Vuoi farlo tu, quella scusa, cosa della freccia? Vuoi che ti do soltanto ancora una freccia, va bene? Va bibi? Va bibi? Lo rifaccio. Piange? Piange? Oh. Scusa, piccola. Vuoi che ti culli ancora? Terribile. Ora la risolvi, tranquillo. Dai, devo masterare questo. Ah, vuoi io non mi faccio cullare te. Piange? Grazie Rianello per i 200 bits. Forse si deve fare lentamente, perché se no la butti, si traumatizza e piange. Piange? Sì. Piano piano. Piano piano. Hai visto? Piano. Perfetto. Piange? Piange? Io più di così non posso fare. Questa povera bambina, frase, no? La sua vita non sarà semplice. Ti do il pane. Vai. Tutto a posto? Controlla lì cosa c'è. Grazie qua per aver badato alla bimba. Sì. Ah. Non volevo abbandonarla. È solo che non ce la facevo più. Da quando Jeremy non c'è più, era un così bravo bambino. Non capisco chi abbia potuto fargli del male. Si occupa della sua bambina da sola. Il padre di Jeremy non vive più qui? È sparito. Il giorno dopo che Jeremy... Non so cosa gli sia successo. Piange? Forse... Non riusciva a sopportarlo. Vado vicino. Da allora ho dovuto occuparmi di Emily da sola. Ci arrivo, eh? Non ce la facevo più. Capisco. Suo marito le ha detto niente prima di andarsene? Ha lasciato un biglietto?
qualcosa? No. È sparito senza dire una parola. Ha lasciato solo il cellulare. Il cellulare? Sì, ho trovato un cellulare nel suo armadio. Sono certa che non fosse suo. Non lo avevo mai visto. Ho provato ad accenderlo, ma non funzionava. Ce l'ha ancora? Sì, è in un cassetto. In soggiorno. Può prenderlo, se vuole. E certo sarà più utile a lei che a me. Non ha dei familiari o qualcuno che l'aiuti? Sì. Mia madre. Preferirei non chiederle niente. Non abbiamo un buon rapporto. Ma è una scelta, suppongo. Abbia cura di sé e di Emily. Lo farò, promesso. Non è quello che si dovrebbe fare con chi si è appena, con chi ha appena provato a suicidarsi, eh? Dovresti portarlo in polizia. Alle giostre. No, mettiamo le nostre, tutte caroselle. Inchiasi. Cellulare. Scusami un attimo. Buona fortuna, Emily. Abbi cura della mamma. Cellulare. Dov'è? In uno dei cassetti in soggiorno. Forse è questo. Proprio lì, servito. Musica da Colosseo. Non funziona. Piange? Non funziona. E adesso ci fa andare via veramente. Altissima come macchina. Era una macchina del 1940. Lei non riesce a sedersi più comoda. Lui comunque non fa niente per migliorare la situazione di questa bambina che è in pericolo. No, no. E noi siamo un detective privato. Veramente surreale. Piange? Mi sa che non si poteva fare R1 sul cellulare. Oh no. Il nostro protagonista Ethan. Sarebbe scomparsa la bimba direttamente. Non ho detto questo e che sono un uomo che ha bisogno del suo aiuto per capire se sono un po' troppo per lei, e per me è una questione che mi riguarda da sempre. So che cos'è. Cos'è? È cosa sul di nome, per me tutte le parole che c'è su. Grazie Bill per i tuoi 3 mesi. Tanto è tutto a caso, quindi è giusto che anche gli abbonamenti lo siano, immagino. Perché si trova qui adesso? Allora, sono 3 volte che lui va in un posto e non sappiamo perché. Vediamo i suoi pensieri. Ovviamente. Il biglietto del parcheggio nell'origami porta a questo garage. Che cosa ci dovrei trovare? Il problema è che... Non riesco a smettere di pensare a quel polso. Sean sembrava spossato, ma se non altro vivo. Con vetro rotto. Adesso dove? Lì è un segreteria. C'è un vetro rotto? Sì. È vero. È questo che è? Un badile. In che cosa? Un badile, un barile con. Ma il badile cosa vuol dire? Ma di essere incoglionito, non ho capito. È molto immersivo questo gioco. Sì. Non mi ricordo che ti prendo una badilata. È con quello. Bro? Reagisce con qualcun altro. Lui? Scusi. Ehi. Oh. Scusi. Non l'avevo vista. No, è uno zombie di The Walking Dead. Cosa posso fare per lei? Devo ritirare l'auto.
Comunque secondo me... Cioè, sono un meccanico. Secondo me... Ehi, lei è un tipo che se la prende comodo. Sono due anni che quella macchina è qui. No. Come da lei richiesto, le abbiamo fatto fare un giro ogni mese e controllato gomme e batteria. Ogni mese? È normale? Venga, è al terzo piano sotterraneo. L'ascensore lo trova in fondo al garage. Ma dov'è lui? Non ho capito. Eccolo. Grazie. Bene, capo. Allora, buona giornata. Quando lo fa? Penso che abbia già pagato. È normale avere un elevator così grosso? Ah, è per le macchine. Sì. Ah, quindi vai con l'ascensore... Adesso piano giù. Meno 3. Me lo ricordo forse. Master? Anche lui si è fatto questa domanda. Cos'è un simil Porsche? Allora, per le volte in cui l'ho cliccata dovrebbe essere chiusa. Perfetto. La prima volta puoi guidare anche tu. Andiamo. Ma questa non è la nostra macchina. No, lo è. No. Come no? Ah, forse... È la macchina dell'assassino. Sì, esatto. Sta controllando. E lui sta lasciando impronte dopo. iPhone. Navigatore. E adesso gli segna un percorso da fare. La destinazione è a 4 miglia da qui. Uscire dal parcheggio. Quanto e sono girare 4 nella prima via a destra. Un miglio sono 1.6 km, quindi 4 per 1.6. Poco. Sì, sono tipo 6 chilometri e... Si guida interattivo? È un'aerodinamica stranissima. Un'agenzia di macchina, ma... Si dice Evi? Evi? Un po' come Evi e Evi. Io dico Evo. Destinazione raggiunta. Sei pronto a dimostrare il tuo coraggio per salvare tuo figlio? Ascolta attentamente. Prendi l'autostrada in contromano per 5 miglia. Cosa? Se non raggiungi la destinazione entro 5 miglia, avrai fallito. Posso farcela. Farei qualunque cosa pur di salvare mio figlio. Se ci riesco, riceverò altre lettere. È la mia unica pista. Non posso più tornare indietro. Si parte. Accettiamo? Certo. Devo farlo per salvare Sean. Non ho scelta. Lo pensa, lo pensa. È da solo in macchina. Noi. No, no, lui dice che non ha niente perché è pazzo. Avanti. Oh.
adesso. Oh, oh merda. Oh, ci pensi? L2 invece di R2, brother. Adesso, eh? Lo vedevo che proprio si illuminava. Destinazione raggiunta. La tua ricompensa è nel vano porta. La chiave è dentro il GPS. La tua ricompensa è nel vano porta oggetto. Che devo fare? La chiave è dentro il GPS. La tua ricompensa è nel vano porta oggetto. Ah, perché è al contrario. La chiave è dentro il GPS. La tua ricompensa è nel vano porta oggetto. Così? Adesso su? Oddio, c'era fuori. Sbattuto contro qualcosa. Non l'abbiamo salvato. Mi avrebbe salvato lo stesso. Beh, non si può morire in questo gioco a quanto pare. Abbiamo sparato a sangue freddo a Nathaniel. Bravo che ti ricordi il Simon, Nathaniel. Trollface, siete balla Black Mirror. Infatti la polizia l'ha detto. Piange? Ah, ogni origami ha delle lettere. È la lettera completando la via. Di dove c'è dietro. Potevamo fare pure una run subnautica mentre eravamo là dentro, non morivamo mai. Comunque la polizia è scomparsa. Piange? Piange? Oh no, di nuovo lei. Di questa ragazza sappiamo soltanto che ha fatto un brutto sogno. Ma chi è? E si appoggia alle finestre così. E soprattutto, che rapporto ha con le televisioni? L'altro il personaggio più sedibile di tutto Heavy Rain. Vero, pioggia incessante comunque, quasi 51 centimetri, quasi 6 centimetri. Piange? Mica, c'è un Harley? Non credo, sai. Sembra uscita da Cyberpunk. Prova a resurrezione. Ci provo subito. È tipo, Certo. Ma siamo nel motel di... Ethan.
lui. Questo è fuori. Dai, andiamo allora. Non vuoi entrare nella tavola casa? No. Mi sa che c'è. Sì. Devi entrare qui. Entra qua e basta. Atmosfera di angoscia, dal momento che non ci sono ancora notizie del bambino di 10 anni, Sean Mars, scomparso ieri. Sembra che la polizia stia affrontando il caso come l'ennesimo rapimento a opera dell'assassino dell'origami. Se questo venisse confermato, Sean potrebbe essere vivo, poiché le precedenti vittime sono state uccise dai 3 ai 5 giorni dopo il rapimento. Per le forze dell'ordine si tratta ovviamente di una corsa lui per riuscire a salvare il bambino. Cosa posso fare? Michael Neddy per ICN. Vorrei una stanza. Per lei, qualunque cosa. Non ho mai visto un gestore così viscido in tutta la mia vita. No, oh, si è fatto di qualcosa. Io Pippo, te? Sì, sì, smascella proprio da coca. Madison Page, 27 anni. Single. Per quanto tempo starà qui? Molto strano. Non lo so ancora. Stanza 201, ultimo piano. Le scale sono nel cortile, sulla destra. Oh, c'è Ethan, l'hai visto? No, grazie. È stato un piacere. Non avevo dubbi. Ho visto Ethan affacciato. La stanza era 201? Tu prova le finestre. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. Stanza 201. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. Ecco, questa è proprio la parte di doppiaggio data all'amica dell'apicoltore di famiglia. O è il tuo modo di dire stanza esatta? Questo è 211. Stanza 201. Scale sulla destra, ultimo piano. 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 Stanza 201. Vedi? È lui. Signore. Va tutto bene? Piange? Stanza 201. Chiamo un'ambulanza. Niente ambulanza. Non sento. Ma è ridotto male, gli serve un medico. Per favore, mi porti nella mia stanza. È la numero 207. All'inizio di questo condono. Ma soprattutto, dalla tua stanza la 207, perché ti trovo di questo modo. Non vuole andare all'ospedale. Ma perché? Cagna maledetta. Soprattutto. Come ha raggiunto il motorista? Ha la chiave? Lui? A piedi. Lui può tutto. Lui può tutto, tranne avere cura dei suoi figli. Siamo nello stesso motel, che critica è questa? Scusa, ma è normale che siano tutti simili. Lei non sta affatto bene, le serve un dottore. Devo avere una o due, costo vero. Guarda da un'altra parte, non sta bene. Non si muore. No, ma fa un male cane. È ferito alla testa, sembra grave. Stanza 201. Prima lo aiuto.
Poi gli farò qualche domanda. Tipo, sembra che... Certe volte che sia, sembra che sia dentro la stanza refrigeratoria della carne frollata a volte. Che l'abbiano registrata da un'altra parte. È nei guai. Non posso andarmene via e lasciarlo qui. Sembra come se siano arrivati al giorno prima del rilascio del gioco e abbiano visto che le tracce di questo personaggio non andavano più bene e hanno mandato un WhatsApp a una e hanno detto: puoi registrarci queste frasi? È verissimo. Oppure il doppiaggio italiano funziona in una maniera diversa da quello americano. Parafenol antipiretico, somministrare in caso di febbre alta. E allora questo? Necofrancento, antibiotico, somministrare in caso di infezione. Andiamo a vedere gli altri? La buzodiazepina? Piange? Paracomol antidolorifico, somministrare in caso di dolore acuto, questo, non superare la dose in realtà è più esatto questo qui, La ferita va disinfettata. Non ho capito, questo c'è scritto la ferita va disinfettata? Prova a dargli l'unico che non gli serve. Ah, la ferita va disinfettata, quindi questo è il disinfettante per la ferita? La ferita va disinfettata. Ma non ho capito, allora prendo il... Tutto a posto. Paracomol antidolorifico, somministrare in caso di dolore acuto, non superare la dose di una compressa ogni 24 ore. Questa è la peggiore doppiatrice che abbia mai visto in tutta la mia vita. Ecco, prenda questo, dovrebbe fare. Che cos'è? Un antidolorifico, ridurrà il dolore. Solo questo? Sulla scatola c'è scritto di prenderne uno al giorno. Non credo sia una buona idea superare la dose. Non posso aspettare. Dove va? Va in bagno, va a prendere l'altra roba. Dagli quello che non gli serve. Questo? No, questo è per disinfettare la ferita. La ferita va disinfettata. Allora gli do il primo, quello là per la febbre alta. Parafenol antipiretico, somministrare in caso di febbre alta. Andiamo. Prendi questo? Ecco, prenda questo, dovrebbe farle bene. Che cos'è? Le farà abbassare la febbre. Io non ho la febbre. Ok, vedo di trovarle qualcos'altro. Necofrancento, antibiotico, somministrare in caso di infezione. Ecco, prenda questo, dovrebbe farle bene. Che cos'è? Un antibiotico? Non sono un dottore, ma non credo di rischiare un'infezione con una costola rotta. Ok, vedo di trovarle qualcos'altro. Ma in faccia gli viene l'infezione. Si è tagliato. Sì, ma l'antibiotico non si prende per queste cose. Dobbiamo prendere la ferita va disinfettata. Certo, tipico farmaco per le ferite che la ferita va disinfettata. Cioè, ci hanno detto tre farmaci, il quarto si sono seccati. Comunque sembra uno sciroppo. Se non chiede che cos'è questo è scrittato. Potrebbe bruciare un po'. Da. Se lo faccio fortissimo. Scusi, tutto ok? Oh, mi dispiace. Cercherò di fare più attenzione. Sembra un villain. Ascolti, grazie per l'aiuto. Credo di potercela fare. No! Bene. Allora vado. Merda! Oh yeah! Ciao Mario, uso una volta ogni morte di papa, ma ti seguo su YT e mi fai spisciare dalle risate. Ti voglio bene -3. Ciao bro, grazie per il sesto mese, abbiamo rovinato tutto. Ciao Ern, grazie ancora.
Ora siamo lui. Abbiamo switchato. Occhio alla febbre, eh. Vado a vedere se riesco a prendere dei farmaci. Vuoi fare pipì? Voglio il trofeo piscia in tutti i bagni del gioco con Ethan. Amo questi giochi. Comunque secondo me non siamo neanche al 10%. No, siamo a metà, dai. Secondo me. Non ho molto tempo. Devo trovare mio figlio prima che sia troppo tardi. Sto ancora male, ma devo andare avanti. Non capisco perché mi abbia aiutato. Spero che non racconti nulla a nessuno. Ho una sete incredibile. La scatola. Devo aprire un altro origami. Forse puoi bere? Vado a bere. Ma la scatola è in tutto ciò dov'è? Sotto il letto, non ti ricordi? No, è vero. Ma da quando c'è una bottiglia qua dentro? Era vuoto il frigo prima. È vuota. È vuota. È vuota, Peppe. È vuota. È vuota. Dovrebbe veramente prendere qualcosa per la febbre alta. No? Ah, pensavo prendesse le pillole. Ok. Oddio, se ci mancano altri origami significa che siamo un quarto. Facciamo tipica uscita per vedere se piove e rientrare. Certo, certo. Oh, che? Okay. Forse puoi sederti. Puoi sederti. Ma seriamente? Ma che gioco è? Dai, ma che c***o serve? Ha una ferita enorme sulla testa, due costole rotte, deve trovare suo figlio che sta morendo in tutto ciò. Ma sì, sì. Non ho molto tempo. La bottiglia vuota si è bevuto. Che nervoso quella scatola. Non ha più il parking ticket. E la pistola? Che fine ha fatto la pistola? Continua ad avere i vuoti. Per questo forse la bottiglia non l'abbiamo vista nel frigo. Non è un errore. Forse ci sono delle cose che non ci fanno ricordare. Ma che fa? Questo è un dollaro. Minchia. Ah, ce l'ha in tasca la pistola. E quando se l'ha messa? Boh, però mi fido di Dimitrino Bucatino. Discorso motivazionale su Sean, no? Ethan! La ferita va disinfettata. Piange? Oh no, tieni bro. Insopportabile, Jaden. Non so già cosa devo fare. Tu sei un esperto di Jaden, fammi un po' vedere. Niente, mette sempre di più la pioggia. Piange. 5.3 centimetri. Piange, ma disinfettata. Ti ricordo che ha appena ammazzato Nathaniel. La prima volta. Prego? Che uccide qualcuno, intendo. La prima volta è un pugno nello stomaco. Vai a fare in poi culo, non abitua. Batti nemmeno le palpebre. Vai aggressivo, vai. Non sarebbe accaduto se non fosse stato per lei. Quindi la smetta. È lui. Ok,
Che gioco. Con questi voti. Miroslav Korda? Sì. Si chiama come close questo. Miroslav Vodka. Cosa? Non se ne stia lì impalato, così lo perdiamo. Ci vediamo anche qua. Ehi, amico, stai là! Ho fatto! Ehi, che problema! Tanto a quanto pare non ha problemi. Bello! Attento, amico! Ehi! Oh merda, bravissimo! Ehi! Non serviva la spinta là. Scusate, mi spiace, scusi! Abbiamo predittato la stanza refrigerata per la carne. Insomma, amico. Oh, Jeff, guarda! Oh, 5 euro di matte! Ciao Mario, mi sono lasciato da poco e mi è caduto il mondo addosso. Nonostante tutto, le tue live riescono a tenermi su di morale. Coraggio, brother. Un bacione. Sono cose che succedono, sono normali. Il tempo guarisce le ferite. Sai che cosa non guarisce il tempo? Questo merda di gioco. Anzi, ogni anno è sempre peggio. L'esatto contrario della tua situazione, brother. Seriamente. Con te è il contrario. Più tempo passa, meglio è. Prova a sederti. Stai sontumando. Porco. Spara. Non so sparare. Ben arrivato. Pare che stavolta abbiamo trovato l'assassino dell'origami. Non penso. Ah, che bellezza. Il signor piange? Il babysitter. Minchia, siamo a quasi 6 centimetri di pioggia. No. Piange? Scotch? Merda, troppo roba da fare. Ora va meglio. Peccato che non abbiamo... non possiamo cambiare lo sfondo del nostro ufficio. Perché non hai Ari. No. Inalatore. Inala bene. Senza pagare. Fanno queste smorfie dopo che si... Mai visto uno inalare così?
Scotch. Felicissimo. Un trinchettino. Minchia, Winnie the Pooh col miele. È la nostra dose di felicità. Anche per oggi l'abbiamo ottenuta. Questo l'ho. Occhio. Piange. Ma cosa fa? Ci ho giocato un attimo. Lo sai che lui è uno che tocca, fa, dice. Non sa stare fermo. Ma di sicuro non è uno che piange. Quindi lui è il 1336esimo detective. Chissà cosa hanno fatto gli altri. Ci alziamo. Per accendere la luce. Ah, lui non si appoggia alla finestra. Questo è il nostro ufficio, casa nostra. Penso sia casa nostra. Che senso ha guardare i fascicoli e non poterli vedere? Perché ce la fa fuori? E basta, ma che c***o fa? Se c'è un obiettivo, un premio per tutti i divani, io voglio prenderlo. Comodo? Piange? Oh? Oddio, quello è lui vero, nella foto. Certificate of Achievement, United States Armed Forces. Sai come ha superato le prove fisiche? Non sto scherzando. Era più in forma quando era giovane. Presuppongo ciò. Eh sì, sì, penso che abbia fatto almeno 20 anni di onorato servizio quest'uomo. Non ne può più. No, sembra che abbia voglia invece. Di fare più... Esitto. Mi aveva detto di contattarla se ricordavo qualcosa. È la prostituta. Posso entrare? Certo. E dia soprabito. Chiedevi subito di bere di mollavon ceffone, forse. Un drink? Solo un bicchiere d'acqua. Grazie. Glielo porto subito. Merda. Nozione che possiamo fare noi. Guarda, il frigo si chiama frigo. C'è anche un ZH Elephant come marca. Nessuno metterebbe i bicchieri lì, nessuno. Mi dia pantaloni. Sembra il lavandino del cesso. Hai detto lamantino invece di lamandino? Il mantino è un animale. Sì. Ma poi chi è che mette l'orologio qui? Bro, hai preso i bicchieri dallo stipetto più in basso del mondo. Ma puoi? Grazie.
mi è venuta in mente una cosa. Forse non è importante, ma il giorno in cui Johnny scomparve arriva questa lettera. Una lettera? Che tipo di lettera? Per il padre di Johnny. Non so cosa c'era dentro, ma la lesse e se ne andò. Fu l'ultima volta che lo vidi. E lei crede che ci sia un collegamento tra la lettera e la morte di Johnny, non è così? Ricorda qualcos'altro in merito alla lettera? Ma perché sente così basso? Non so perché, ma ho tenuto la busta. Io lo so perché. Abbiamo abbassato tutto a 30 la prima volta che ci abbiamo giocato. Ma quindi dovrebbe essere equalizzato comunque l'audio. Guarda, vai su audio. Non è che c'è musica più bassa del normale. Posso credere che quell'uno abbia fatto tutta la differenza? Proviamo. No, no, così secondo me non è... Cioè, 40. 40 di... Dai. 5. 46 come Valentino Rossi. Bravo, te lo stavo per dire. Vai, conferma. Vediamo un po'. Prenderò questa lettera. Ma merda. Niente di speciale. Eccetto l'indirizzo. L'indirizzo? È scritto con una vecchia macchina. Potrebbe essere un indizio. E continua a guardarlo. C'è da ringraziare. Grazie. Grazie dell'aiuto. Non lo spremo. La terrò aggiornata. Aspetti. Non posso starmene qui con le mani in mano mentre lei cerca l'assassino di mio figlio. È da quando l'ho conosciuta che ci penso. Ho mischiato. Voglio venire con lei. Premere. Aiutarla nelle indagini. Franco? La risposta è no. Franco vuol dire sincero, pezzo di merda. Mi tengo la lettera. Prendere o lasciare? No! Loren, un'indagine del genere è molto pericolosa. Non posso fare la guardia del corpo. Quanti indizi ha trovato, signor Shelby? Questa busta potrebbe essere la sua unica traccia. Ho capito. È stata una pessima idea. Scusi se le ho fatto perdere tempo. Aspetti. Lei è una donna davvero speciale. Devo ammetterlo. Sono solo una madre. Una madre che vuole trovare l'assassino del figlio. Allora, siamo soci? Siamo soci. Senti, mese, proprio nel momento di transizione di scena, bravissimo. Piange. Cianci. Sono contento che in chat adesso si dica ogni volta Premier 1, ogni volta che mi infastidisce minimamente qualcosa, per dire tipo spara in faccia alla persona con cui stai parlando. Ma cosa ti metto? È meglio che lei mi aspetti in macchina. Siamo soci, ricordi? Quindi sempre insieme. Sono dentro un nap, però. Ma ci siamo arrivati, ci crediamo. Ci segui la musica. Che ci facciamo? Dobbiamo vedere Gordy Crane. Ma sì, Crane. Si alza perché dentro la casa c'è la casa musica, no? No, suo figlio. Credi che sia lui l'assassino? Per il momento vorrei farti solo alcune domande. Dovrebbero sentirsi di più. Metti pausa. Secondo me la musica è alta perché il gioco pensa che questa non sia la musica, ma siano delle voci, perché dentro la casa c'è la musica e quindi la intende come una voce e non come una musica. Non ci posso credere. Prova ad abbassare. Ma non hai fatto audio, Peppe.
Vai, abbassala, va a 30. Va a 30. Vai. Veramente la voce. Sì, sì. No, perché la musica è la musica dentro al gioco, ma essendo la musica dentro il gioco, non come sottofondo ma come casa, la intende come una voce. Infatti se abbassi i voci si abbassa la musica. Questo posto mi mette i brividi. Cerco Gordy Kramer, pure sta qui finché non torna. Ok. Ok, chiama se hai bisogno di me. Penso di rispondere. Lei ci nota e fa finta di me. Che bel modo di sedersi a quest'uomo. Vabbè. Effettivamente io fumerei soltanto in quel modo seduto su una poltrona. Cioè, tu credi quanto mi sta stando solo per farlo sedere lì? Va bene, non ti sei proprio capito con quel ragazzo. No, ci sono le mani del corpo. Ricordi? Premi Gordy, per favore. Gordy. Ah, per le voci, ovviamente. Vuole vedere Gordy. Gordy Kramer. Guarda, non mi ha fatto cocaina. Vero? E ce n'è ancora sul tavolo. Non è proprio volato, eh? Sembra non c'è l'opzione per prendere. Allora, hai trovato Gordy? Io ti giuro. Dai, Gordy. No. Grazie. Ma non è il caso. Come preferisci? Sta lì, seduta mentre le qua due pomici. Hai avuto un dubbio se si dice pomiciano o pomiciano? No, ah, volevo dire di morano. Quindi hai detto pomiciano e sei rimasto preoccupato? Sì. Oddio, possiamo attaccare il bottone. Si attacca il bottone, vai. Vieni qui spesso? Minchia, un po' infreddolito questa gente. Vieni qui spesso? Ho fatto proprio... Vieni qui spesso? È una festa, eh? Porca... Sono qui personalizzato giusto per dire... Non mi hanno cagato appena in testa, cazzo. Piangi. Io vado a parlare con... Oh. Hai visto Gordy? Non c'è. Schiliscio, senza ghiaccio. Ma in servizio, tra l'altro. Ma che va? Ahimè.
Sì, però è in borghese, cioè sta lavorando. Non penso. Non sembra. Che non ci ha fatto vedere? Sta... Vuole un attacco di prova? Sì. Sei uno spacciatore? Levati dai piedi! C'è della cocaina sul tavolo! Allora, adesso prima di entrare dalle guardie del corpo potremmo provare ad uscire dalle piscine con la pioggia. Andiamo? Controviamo se piove. Ah, può uscire? C'è proprio... Ehi, per caso hai visto Gordi? Ci ha fatto uscire, se non si può fare nulla. Vediamo, vediamo, magari dovrebbe... Non si può fare nulla. Piange? Piove? Io... Ah... Aspetta con Gordi, aspetta con Gordi. Che vuoi fare? Metterti a tappeto con i tuoi tacchi a spillo? Aspetta con Gordi, aspetta con Gordi. Santa Loren. Non la allontana mica, eh. È lui titubante, eh. Vai. Mi ero formato... girarti un attimino. Sì, ti sei messo un attimo a guardare la tua amica che si è finta svenuta. Ma vai, vai fuori dal che ti scoprono. Finalmente Gordi. Wow. Aspettando Gordi. Oh, yeah. Ciao Fra, grazie per il primo mese e benvenuto. Grazie. Di là forse Gordi. Sono io Gordi ora. Ma ci andiamo? Sì, sì, chiaramente là dietro c'è Gordi. E che è palese che dietro quella roba ci sia Gordi. Oddio. Piange. Pianta. Assenza di Gordi? Un'altra stanza di niente. C'è il posto. Non sono Gordi.
Lauren è tornata lì. Hai visto? E sì. le guardie non si sono fatte domande. Ma che c***o è Pinguz? Questa è la stanza che osservavamo da fuori, probabilmente la stanza dei Gorti. Questa qua c'è Gorti. È ovviamente stanza aperta. Non me l'aspettavo così la situazione. Tra l'altro da qui questa stanza ha un'insonorizzazione migliore della tua, perché non si sente più la musica. È vero. Sai che cosa significa? Che possiamo rimettere le voci come si deve. No, no, non così. Sei Valentino Rossi. Ma poi ci sarà un bordello. Vediamo. Io direi di analizzare prima la camera e dopo di andare con me. Comunque io non l'avevo mai sentito prima Gordy Kramer. Quando è uscito durante il gioco? Non lo so. Che ruolo ha? Non lo so. Quindi sta guardando un programma sui samurai mentre due ragazze si limonano. Esatto. È Gordy, no? Signor Kramer. Shh, è la parte migliore. I titoli di coda? Mi chiamo Scott Shelby, investigatore privato. Indago sul caso dell'assassino dell'origami. Vorrei farle alcune domande. Effettivamente fa ridere. Che cazzo? Vorrei sapere che cosa è accaduto al piccolo Joseph Brown. Fuori! Avete capito? Andatevene fuori di qui! Non doveva toccare questo tasto dolente. Assassino degli origami, sì, Joseph Brown. Cosa vuole? Il piccolo Joseph Brown è stato visto salire sulla sua limousine. Quella è l'ultima volta che qualcuno l'ha visto. So che lei è stato interrogato finché suo padre non ha alzato il telefono e il caso è stato chiuso. Gradirei sentire la sua versione dei fatti. Il ragazzino si era perso. Gli ho solo dato un passaggio a casa. È arrivata la polizia, ho chiarito il malinteso e sono stato rilasciato. Fine della storia. Nulla di tanto eclatante, no? No. Non so perché, ma la sua versione non mi convince affatto. Ma smetta con le stronzate e mi dica cos'è successo. Confessa? Molto bene. Sono l'assassino dell'origami. Carico le mie vittime in macchina. Non può essere vero. Le affogo nell'acqua piovana. Poi porto i cadaveri in una zona dismessa, gli metto un origami in mano e un'orchidea sul petto. Lo faccio perché mi annoio, signor Shelby. Gordy. Questo è un modo creativo e divertente per svagarmi. Questo le è sufficiente? O devo aggiungere altro? Questa conversazione è finita. Portate via questo buffone! Non può essere lui. No. Oh merda. Ma lo fa.
La prendi. Tyranitar del signor Shelby. Non è possibile. Tranquillo, tranquillo, Peppe. Veramente, come vedi. Il suo è un gioco pericoloso, Kramer. Lei sa che è mio padre. Gli basterebbe un gesto per fare in modo che lei domani non veda il sole. È lei che dovrebbe avere paura, signor Shelby. Non io. Chi è il signor Kramer? Gordy. Sì, il suo padre. Ah, il suo padre. Il suo padre, sì, il suo padre. Ma soprattutto, perché siamo venuti alla villa di Stamattina? Non ho capito niente. Cioè, la prima volta che ho sentito parlare di Gordy è stato 5 minuti fa. Gordy. Ethan Palese. E invece... Salviamo qua? Sì. È il caso, sono le 3. A vedere se mi sono 57,9 mm di pioggia. Quasi 6 centimetri. Ah no, è coso, è Ita. Merda. E allora dai, stacchiamo. Signori, che dire? Forse non dovremmo giocare col fuoco. Ci stiamo inimicando l'intera community di Heavy Rain. Bro, è un gioco ripugnante. È veramente brutto. Fa ridere perché fa schifo. È sotto l'ombra di tutti. Queste emozioni ce le avevo quando giocavo The Quarry, che è un altro interattivo di quelli che hanno fatto Until Dawn senza l'aiuto della Sony. Quindi hanno fatto tutta merda senza la Sony. Ed era così ridicolo che faceva ridere. Ma Detroit è migliore. Sì, sì. Sì, assolutamente. Detroit è molto meglio. Cioè questo, te l'ho detto, questo è il bisnonno delle cose che poi sono diventati... 2010. No, sì. No, scherzi a parte, il 2010 è stato un anno florido. Sì,